Mirko Rotolo presenta Montage Radio Show. Quattro decadi musicali da scoprire, dagli anni 50 fino agli anni 80, realizzato esclusivamente con apparecchiature originali. Montage Radio Show. Signore, signori, diamo il via alla puntata numero 24 del Vintage Radio Show. Pronti quindi anche per questa settimana a salire a bordo delle macchine del tempo e viaggiare per scoprire personaggi, storia, musica e tante belle cose che hanno rappresentato gli anni 50, 60, 70 fino ai primi 80. Seguiteci anche su Facebook attraverso la pagina Vintage Radio Show, facendo un mi piace, per essere sempre aggiornati e curiosare nel dietro le quinte. Ecco dove e quando ascoltarci. Giovedì alle 22 su Radio 3 Network, FM 91.7 MHz. Sempre il giovedì alle 22 su Radio La 1, FM 93.5 MHz. Il venerdì alle 21 su Radio Studio X, in onde medie 1584 kHz, FM 87.3 MHz. Il sabato sera alle 23 e la domenica mattina alle 9 è stato va in onda su Radio BCL News, in onde corte fino a 70 kHz. Al microfono con voi c'è il microfono. Ma prima di cominciare voglio di nuovo farvi una raccomandazione. Questa trasmissione viene realizzata con i progetti originali dell'epoca, quindi nessuna paura che sentirete qualche scrivolio, qualche disco che scintilla o qualche altro rumoretto strano. Non fateci caso, questo è il nostro mondo, ormai è anche il vostro, è vintage. Pronti per cominciare? E si parte! La copertina ci porta agli albori dei beat italiani. Stasera parliamo di Fausto Leali, che nel 1960, a soli 16 anni, da seguito di un gruppo musicale, in avanti tra i primi complessi musicali beat. Il pezzo che prendiamo in esame è una versione italiana di Fausto Leali dei Beatles, uscita nel 1969. Originale c'è un gioco di parole tra l'avverbio please, che vuol dire per favore, e il verbo transitivo to please, ovvero soddisfare qualcosa. La traduzione proposta è di diversa interpretazione, un po' per la poca conoscenza della lingua inglese e per adattare anche la metrica alle parole in italiano. Nonostante questo, riesce a rendere lo stesso il senso in generale. Fausto Leali si fa conoscere con questa e con un'altra cover dei Beatles, Lei ti ama, ovvero She Loves You, e contribuisce a diffondere ancora di più la musica dei Fab Four nel nostro paese. Ma sarà nel 1968, sempre grazie a una cover, che Leali diventerà famoso e di successo, mettendo in risalto la sua voce unica, con Aki, versione italiana, pure di Gogol, il brano fa, stato dallo stato di tempo, ruota la carta portata al successo da Timmy nel 1961. Ora però torniamo ai suoi ricordi. Dall'album omonimo Fausto Leali, ecco Please Please Me.